francamente era scontato. La polemica che ha accolto l'annuncio del rettore della D'Annunzio, Sergio Caputi, di voler cambiare il nome dell'Ateneo. Sul web ci sono state tante reazioni negative. Il consigliere regionale Mauro Febbo si è fatto in qualche modo interprete di queste proteste in una lettera aperta al rettore, dove ha sostenuto che la decisione non coglie il significato della istituzione che interpreta il sentimento degli abruzzesi e non. La individuazione Adriatico, scrive ancora Febbo, coinvolge un territorio che va dal Friuli alla parte estrema della Puglia, cioè tutta la costa del mare Adriatico, con diverse regioni, mentre con Gabriele D'Annunzio c'era la piena e totale individuazione dell'Abruzzo e del territorio Chieti-Pescara, che peraltro ha lavorato e fatto sacrifici per ottenere i risultati che ben conosciamo. L'individuazione di Adriatico, dice ancora Febbo, sembra uno scivolamento verso la costa, che peraltro già cresce di per sé, ed un abbandono dei territori interni, collinari e montani, di cui l'Abruzzo è costellato, e che rappresentano una peculiarità imprescindibile. A me sembra, conclude Febbo, che la nuova denominazione non rispecchi quell'identità territoriale che finora l'Università ha rappresentato e soprattutto non c'è quell'identificazione che oggi si coglie immediatamente e che era nelle menti degli illuminati fondatori. Nel chiudere la lettera aperta, Febbo si augura, come hanno fatto molti intervenendo sul web, che sulla questione venga aperta una riflessione e che ci sia un confronto allargato. Anche il consigliere comunale del PD, Alessandro Marzoli, è intervenuto sostenendo che la proposta di Caputi è un inchino alla città di Pescara ed è una scelta di difficile comprensione. Forzatura, forse anche queste nel linguaggio. Vedremo comunque quale sarà intanto la posizione che assumerà il CDA dell'Ateneo, che dovrebbe ratificare la proposta del Senato accademico. Certo è che le polemiche sono ad altissimo livello.